ragazzi, lo ripeto, il signore dell'ostello, del bed and breakfast, chiamatelo come volete, di Vibo Valentia, di quel piccolo paese in provincia di Vibo Valentia, si è scoperto che in realtà nel suo passato di frequentatore dei social network, in particolare di Facebook, qualcosa contro i gay, caro Parenzo, aveva, ripeto, sono state scovate alcune frasi, per esempio quando è uscita fuori la notizia del matrimonio a tre in Colombia, scrisse: bene, adesso ditemi che sono omofobo, ma a breve non ci sarà più la famiglia, ci sarà l'ammucchiata, fucilazione subito. Un'altra volta scrisse: trombare una cosa, fare famiglia è un'altra, nessuno vieta a nessuno rapporti con l'altro sesso, contenti loro, ma lasciamo famiglia e bambini, e ancora fucilazione, insomma è uno che vuole fucilare i gay. Ora io credo, caro David, che c'è solo una persona che lo può appoggiare in questo suo rifiuto di accogliere i gay in un bed and breakfast, nelle sue camere in affitto. Questo si chiama Gianfranco Amato, è un avvocato, già collaboratore del signor Adinolfi, fondatore di un movimento che si chiama Giuristi per la Vita, spesso si accompagna al cantante Povia. Chiamiamo. Sì. Avvocato Amato? Chi parla? Sono Cruciani, come stai? Ehi, ciao. Ti presento Parenzo. Salve Amato. Ciao, l'Amato. Come state? L'Amato. Siete ancora a piede libero? Cioè, ancora siamo a piede libero, sì. Grazie. Ancora per poco, però, ancora per poco. Sì. No, volevo capire una cosa, Gianfranco, ma tu che sei parte del non so se fai ancora parte del popolo della famiglia. Ma che ne pensi di quella vicenda di quell'affitta camera in Calabria che ha scritto che non affitta la casa ai gay e agli animali? A me pare di aver capito che quella non è né un bed and breakfast né un hotel, è casa privata, no? Vabbè. Per cui tu casa privata l'affitti a chi cazzo vuoi tu, cioè non esiste proprio che sei libero, secondo me ha una libertà maggiore rispetto a chi ha un'attività pubblica. Cioè secondo te quello, tu uno ha il diritto, lui ha detto che poi tra l'altro è per la famiglia tradizionale, per la famiglia cristiana, hai diritto di rifiutare uno a casa tua perché è gay? Non c'è dubbio, certo. Ah, c'è il diritto di farlo. Come non c'è dubbio? Secondo te perché no? No, ma voglio sapere. Casa mia. Ma cosa dice? Io a casa mia l'affitto a chi voglio, decido. Ma poi amato da chi? Questo poi qui mi dirai. Siamo amato, ma amato da chi? Da qualcuno sarà amato. Ma saranno cazzi miei, Parenzo, scusa. Ecco, è cattolico. Ma amato da chi? Amato. Sarà amato da qualcuno, magari. Come ma tu amato sei... da una banda di reazionari. No, amato. Non scendere così in basso, Parenzo. Però scusami, Gianfranco. Almeno mi ama mia moglie, da cui ho avuto tre figli. Boh, questo è tutto da vedere. Scusa, comunque ma tu fai avanti. L'avvocato? Tutto da vedere. Gianfranco, tu fai l'avvocato, Gianfranco. Gianfranco, tu fai l'avvocato? Sì, certo. Ma lo difenderesti perché, questo qua? Assolutamente sì, anche perché poi il problema lì, vero, mi pare di aver capito, non è tanto la questione a chi affitto casa mia, perché lì veramente... Il problema è che quello poi ha detto, no, io sono per la famiglia tradizionale, per me due omosessuali, sono due depravati dal punto di vista morale e io ai depravati non do mia casa. Il concetto è, uno così va messo in galera, ma perché ma poi in galera nessuno vuole mettere no, in galera. No, ma è da togliere la licenza per il bed and breakfast. Però io ti spiego, no, tu fai l'avvocato? Sì. Fai l'avvocato. Se qualcuno entrasse nel tuo studio e dicesse io sono gay, voglio lavorare con te, tu che cosa faresti? Beh, io i miei collaboratori li scelgo e nessuno può sindacare, scusami, volete venire anche a sindacare la mia libertà di scelta di ma chi... Ma tu lo prenderesti un gay o no? No. Bisogna che sia... C'è un gay a lavorare con te, lo prenderesti sì ma o no? Ma io di principio no. No. Sono onesto, voglio essere onesto. Devi essere onesto. Devi essere onesto. Si chiama Amato? Amato? Ragazzi. Ma amato da chi? Amato, ma che no, cazzo di luce è onesto. Lui è onesto, ha detto io nel mio studio un gay non lo prenderei. Ti piace lavorare. Perché è onesto. Ma perché? È non onesto. Ho capito, perché non lo prenderesti? Perché ho coraggio di dire, ma io ho un personaggio incredibile questo.
non una certa idea. Personaggio incredibile di che cosa? Già perché purtroppo è vero, perché qualcuno può pensare che sei un fake. Aspetta, aspetta. No, non aspetta. Ma non hanno coraggio di dirlo, perché oggi viviamo in una dittatura del pensiero unico, di questo politically correct, che un po' mi meraviglia, perché proprio voi due. Ma cosa dite? No, ma io infatti, guarda, io per me... Cosa dice questo uomo grossier? Avvocato. No, però scusate, torniamo... Parla l'avvocato Amato. Però torniamo al punto. L'avvocato Amato è stato onesto, ha detto, io sinceramente accanto a lavorare con me una persona omosessuale non ce la vorrei. Ma perché questo qua? C'è un fastidio fisico, che cosa? Qual è un fastidio fisico? Io ho una mia idea sull'omosessualità e ritengo che... Cosa c'entra con le sue conoscenze del diritto? Ma mo anche le mie idee, ma che cos'è per te l'omosessualità? Liberali. Una depravazione per te, che cos'è? Non lo dico io, lo dice il punto 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Vabbè, quello che c'entra. Io sono cattolico, mi permettete di essere cattolico? Ma è una malattia o no? Non è una malattia, è una grave depravazione morale, punto. Un atto intrinsecamente disordinato. Lei è una depravazione vivente. Ma posso citare il Catechismo militato, parente, me lo consente? Ma lei è un oltraggio vivente. Voglio capire una cosa. Una grave depravazione morale, un atto atti intrinsecamente disordinati e contrari alla legge naturale. Disordinati. Sì, ma lei è disordinato mentalmente, ma cosa c'entra col fatto che un omosessuale possa essere un bravo avvocato? Voglio dire, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ma i tuoi figli li porteresti da qualcuno, beffa, se fossero se uno di loro fosse gay. Un omosessuale, io sì, lo aiuterei, lo accompagnerei. Lo accompagnereste a guarire? Ma secondo me è una questione solamente psicologica, puramente psicologica. Sì. E sì, anche la sua è solamente psicologica. Va aiutata a guarire. Anche lei va aiutato. Ma se lui anche lei va aiutato. Conosco una psicologa. Scusa, ma anche tu dici che non vorresti avere figli gay. Davide, anche tu non vorresti un figlio gay. Va aiutato. Io gli do un numero di una bravissima psicologa di Roma ad Amato, così va un po' in cura. Ma anche tu non lo vorresti un figlio gay. L'hai detto più volte, Davide. Ma certo. Tu non lo vorresti un figlio gay, Davide pure l'ha detto due o tre volte. Davide adesso deve recitare la parte del politico. Ma nessuna parte, lei ha detto un'altra cosa: che un avvocato omosessuale nel suo studio non lo vorrebbe, che è una sciocchezza, perché lei deve valutare se è un bravo avvocato o no, indipendentemente da quel che pratica sotto le sue lenzuola. Se in linea di principio io preferirei un omosessuale e un eterosessuale. Vi dico molto onestamente che in linea di principio, a prescindere dalla bravura, perché io nel mio studio faccio quel cazzo che voglio io, io preferirei un eterosessuale. È un reato di una cosa così? No, non credo che sia una sciocchezza e basta. È una sciocchezza e basta. Allora, se è una sciocchezza, lasciatemi la sciocchezza. Se poi anche voi mi volete mettere in prigione, vuol dire che questa è omofobia. Ma in prigione per lei, ma ci vuole un buon medico, non la prigione. Non sempre la detenzione aiuta. È impossibile che uno dei tuoi figli sia omosessuale? Matematicamente impossibile. Perché impossibile? Perché sono tutti felicemente una sposata e due sono fidanzati. Ma scusa, ma per te la sodomia è un peccato gravissimo? Veramente sarebbe uno dei quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Ce ne sono quattro che sono i più gravi. Ma anche quella tra gli etero? Beh, insomma, sì. Sì. Poi oltretutto parliamo di antisessuali, io quelli non sono, ragione la De Mani, non sono antisessuali. E che sono? Abbi pazienza, quello perché per integrare un atto sessuale tu lo puoi fare soltanto con organi sessuali. Ora l'apparato retto anale o il tubo digerente non sono organi sessuali. per cui sono una cosa contro natura. Anche il tubo digerente. No, in realtà non esiste. Ma come non esiste? Chi lo fa? Io l'ho fatto, io lo pratico ogni tanto, qual è il problema? Non ho capito. Eiaculazione rettale, ma non è un atto sessuale. No. L'atto sessuale è un'altra cosa. Ho capito, ma tu lo fai solamente per procreare? L'atto sessuale? Niente, perché mia moglie siamo vecchi. Quanti anni hai? Scusa, come è fatta l'azienda? 56 anni non scopi più, Amato? No, scopo sì, però voglio dire, procreare con mia moglie, che è la mia stessa età, insomma, è un po' difficile. Ma per esempio, tu che sei così cattolico, la masturbazione è ancora un peccato considerata da uno come te?
Io di principio lo è, però, poi però con varie eccezioni, con varie eccezioni. Bisogna vedere anche il grado di cultura, chi lo fa, chi non lo fa. No, se diventa una dipendenza, poi certamente, come tutte le cose, patologico. Ci conosco gente che lo fa anche quattro volte al giorno. Beh, lì siamo al limite dell'onanismo, come si dice. Vabbè, ciao, 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 ciao ragazzi.